Il big match della sesta giornata di eccellenza si gioca al Chittolina di Vado, dove un Vado reduce da tre vittorie consecutive in campionato lanciato verso la testa della classifica. Ospita una delle sorprese di questo torneo, la San Margheritese di Camisa, una banda di ragazzini capace di totalizzare 10 punti nelle prime 5 giornate. San Margheritese a 10, Vado appunto a 9, a inseguire tutti il Pietraligure, spettatore interessato a Genova Calcio. Banda di ragazzini che però non ha timore riverenziale nei confronti del rossoblù. Infatti la San Margheritese a menare le danze fin da subito col tiro di Gambarelli respinto da Bonavia. Sulla respinta arriva Signorini, ancora Bonavia coi piedi in calcio d'angolo. Il Vado però è squadra tosta e segna spesso sulle palline attive. E allora al decimo minuto Ferrara mette la sfera in centro, serie di batti e ribatti, spunta Del Nero che con l'esterno riesce a trovare il gol che sblocca l'incontro. Allora il Vado prova a chiuderla perché vede un momento di debolezza da parte degli arancioni. Mengali, d'esperienza, trova Di Pietro a centrare. Clamoroso il colpo di testa del numero 9 che termina alto. Poco male per l'ex Ligorna perché la palla buona arriva al ventesimo. Ferrara rientra sul suo piede e con il mancino disegna una parabola perfetta che Di Pietro non può che spingere in rete per la più classica incornata da Bomber Vero, che porta a 2 le reti dell'incontro e mette in ghiaccio la partita. Almeno così sembrerebbe, perché la San Margheritese è squadra tosta. E allora la di Privino per Cilia, il numero 7 rientra, controlla e viene murato da Del Nero. Un intervento che vale come un gol, un intervento invece da vedere e rivedere, quello di Mengali che apre e chiude il triangolo con una splendida rovesciata. La palla picchia per terra, ma picchia purtroppo anche sul palo. Gara che sembra in totale controllo degli uomini di Tarabotto al 45esimo, però Cilia sulla destra rientra, riesce a trovare il varco per una conclusione tanto velenosa quanto efficace. Bonavia è battuta e si va a riposo sul risultato di 2-1 per il rossoblù, con un secondo tempo ancora da giocare che promette scintille. Scintille accese dal numero 11, Luca Ferrara. L'ex finale impegna in due interventi Raffo nei primi 5 minuti. Difficile il primo del portiere Levantino, un po' più facile il secondo, ma da vedere e rivedere la discesa con cui Luca Ferrara praticamente si beve tutta la difesa, arrivando stanco però al tiro che è debole. Alla mezz'ora il cross da parte di Cilia a centro aria sembra perfetto il terzo tempo di Marale, che però non riesce a impattare forte sul pallone e la sfera finisce debolmente tra le braccia di Bonavia. Da una parte il Vado prova a chiuderla con il cross di Di Pietro per la testa di Vagge. La palla però sfila sull'esterno della rete, sliding doors della gara. Al 35esimo, quando su una punizione dal limite c'è Signorini, la parabola col sinistro del numero 11 dà solo l'illusione del gol, facendo la barba all'incrocio dei pali. È come detto l'evento che condiziona la partita, perché su capovolgimento di fronte la maggiore esperienza del Vado porta al terzo gol, che arriva come al solito da palla nativa. Corner di Ferrara, a centro aria è in ritardo, la marcatura su Mengali in spaccata. Il numero 10 realizza il gol, che vuol dire gioco, partita e incontro. Vado che trova la quarta vittoria consecutiva in campionato. San Margheritese che può rammaricare per una buona prestazione. Adesso i rossoblù sono secondi in classifica.